Il Consorzio di Bonifica del Sarno apre le sue porte accogliendo gli studenti del territorio nell'ambito delle iniziative messe in campo per la Settimana Nazionale della Bonifica. Questa mattina è toccato agli alunni di Sarno che hanno avuto modo di conoscere da vicino la realtà consortile. Il tema di quest'anno è acqua, risorsa di vita e di coesione sociale ed emerge la volontà di far rete con altre realtà territoriali. Presenti oggi infatti anche i volontari del gruppo di protezione civile Papa Charlie di Pagani. Siamo già sensibili a questi discorsi che ormai non si possono sottacere, però diciamo che 25 anni dalla frana la frana ha lasciato un segno. Qua abbiamo i ragazzi di prima, testimoni migliori non ce ne sono, anche perché loro diciamo sono ancora piccoli, quando arrivano al liceo vengono dalle medie, sono, la differenza tra terza media e prima superiore è molto limitata, poi veniamo da 2-3 anni di lockdown, di chiusure, e quindi questi ragazzi tornati un po' sul nostro territorio, calati su quelle che sono le bellezze e anche le problematicità, secondo me è un atto dovuto. Ringrazio il consorzio, ringrazio chi sul territorio si opera costantemente per queste finalità. La Settimana Nazionale della Bonifica e Irrigazione purtroppo cade in un periodo particolare, abbiamo avuto un maggio piovoso in modo estremo, non lo dico io, lo dicono gli esperti, ormai si vedeva gli ultimi 30-40 anni, quindi la nostra solidarietà come ente e come cittadini alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite da questo tragico evento. La cosa importante è far conoscere attraverso il consorzio di bonifica quello che noi facciamo tutti i giorni, quotidianamente, per la comunità, per i cittadini. Ringrazio i comuni e le scuole, oggi è presente la scuola di Sarno, le scuole di Sarno, i licei, ringrazio la professoressa Frecentese che si è occupata, ha coordinato un po' il tutto per quanto riguarda le scuole di Sarno. Domani ci saranno i comuni di Castel San Giorgio, Fisciano. Lunedì, tempo permettendo, le scuole di Nocera Superiore e Nocera Inferiore, i comuni che hanno aderito con le classi. Abbiamo ricevuto questo invito dal consorzio di bonifica, non potevamo mancare, perché la nostra filosofia è quella di avere sempre nuove leve sia nel campo della protezione civile ma sia come giovani informati dei rischi che ci sono sul territorio, perché solo avendo questa informazione poi si possono trovare e studiare i sistemi per difendersi dai rischi. Quindi stamattina una bellissima giornata, dico io, di lavoro, di preparazione sicuramente, ma con grande soddisfazione. Campeggia alle sue spalle anche la scritta Non Rischio, che è la campagna di protezione civile che non dovrebbe fermarsi mai. Oh, e questa in effetti stamattina siamo con questi due gazebo, in verità ci siamo sia noi della Papa Charlie che i ragazzi di Sian che ci danno una mano, perché è fondamentale questa campagna, lo sanno tutti e noi la attuiamo sempre, ogni volta che c'è la possibilità, come stamattina, di informare le nuove generazioni, lo facciamo, perché riteniamo, come dicevo prima, questa attività è fondamentale.